Eder. Mech. Pallister. Lori, se hanno indagato Luis, devi essere contento. Questo significa che gli inquirenti hanno capito che tu non c'entri. Non ho cambiato idea. Io ritengo che una persona indagata non per forza è colpevole sino a prova contraria. Sino a che non si arriva a una certezza che lui abbia commesso un omicidio o altro, io non mi sento di condannarlo. Deve arrivare una condanna. Giustizia è stata fatta. Sì, io l'ho spiegato più volte. Non è le ore dopo l'omicidio di Pierina, ma parliamo proprio del giorno successivo. Penso sia quasi dopo ora di pranzo. Lì quando... perché da Luis sono andato due volte. La prima quando mi ha chiesto di salire perché di sotto c'era caos e la polizia non voleva gente tra i piedi. Poi la polizia mi ha chiamato giù per testimoniare, diciamo. Dopodiché io sono ritornato di sopra. Io lì ho preso dell'omicidio. E in quel caso lì, quando ho preso dell'omicidio, mi è venuto da dire quella frase. Poi infelice o non infelice, c'è caso anche che la voglia ridire quella frase lì, sperando che non capiti mai una situazione del genere. E più o meno questa qui è la cronologia. Barbaro assassino, in quel momento non lo sapevo. Tra l'altro i vostri colleghi vociferavano di sotto che era morta strozzata da un sacchetto, mi ricordo una cosa simile. Il mio istinto mi ha portato a fare questa cosa qui. Poi è logico col senno di poi prepararsi con tanti giorni, tante settimane a guardare ogni singola frase è facile trovare da ridire. In quel momento, quei pochi secondi, quei pochi minuti, ho voluto dire quella frase. Per difendere tua sorella uccideresti? No, io penso che quando c'è stato da dire qualcosa di vero io l'ho appoggiato e mia sorella lo sa perché ha avuto parole anche da me. La situazione dal mio punto di vista è particolare perché io stavo molto vicino a mia sorella in quel momento lì. Allora i rapporti non erano idilliaci per il fatto che mia sorella già molti mesi prima aveva confidato di avere in testa un'altra persona. Però io non li ho mai visti né litigare né dirsi parole strane. Per cui questa cosa io, diciamo, l'ho appresa fisicamente dopo, specialmente dopo che ho sentito quelle telefonate che me le hanno riportate. Luis indagato, come l'hai presa? Un effetto forte. La botta è arrivata. E è comunque una persona a cui ho voluto bene. E non credo che faccia piacere a nessuno sapere di qualcuno che viene indagato per omicidio. Però poi ho riflettuto anche su alcune parole che ci hanno sempre detto gli avvocati, cioè che essere indagati anche a tutela della persona che viene indagata. Sappiamo che per queste prove irripetibili che devono fare bisogna in qualche modo essere indagati, per cui mi sono tranquillizzata anche perché so che saranno negative. Quindi invece di pensare meno male è stato lui, non sarò arrestata io, tu pensi che lui sia innocente? Assolutamente sì. Potrebbe esistere un pazzo che ha pensato di violentare Pierina? Non ci posso neanche pensare. Ti dico solo questo. Non ti posso dire altro. Faccio fatica a parlare di lei. Sono passati 8 mesi, ma faccio fatica. Scusatemi. Sinceramente, è una persona che mi ha sempre trasmesso una grande sicurezza. Per cui, riguardo a lui, nessun problema. Ho più problemi rispetto ad altre persone, magari persone che non conosco, chi potrebbe essere veramente stato. La mattina in cui trovi quel corpo nei box suoni a tutto il palazzo tranne Pierina, ma com'è possibile? Che è vero che io non ho bussato e suonato da mia suocera, forse non c'è un motivo particolare o forse ce ne sono tanti. Io in quel momento avevo identificato quella donna come una persona madre di un ragazzo che abita lì nel condominio, per cui il mio primo pensiero è stato vado subito da lui. Io avevo bisogno di un sostegno morale, grosso, grande in quel momento, per questo ho provato a suonare alla ragazza di fianco, perché è una ragazza di polso, una ragazza bella forte. Ho suonato ripetutamente, non mi ha risposto, ho saltato tutte le persone di una certa età del palazzo, tutte. Andando di sopra da Luis e Valeria, Valeria è un'infermiera. Luis, comunque eravamo stati vicini e comunque c'era vicinanza, amicizia.
per cui erano qualcuno a cui potevo chiedere aiuto e che sicuramente mi avrebbero aiutato. Proprio non ho pensato di bussare a mia suocera, non l'avrei mai fatta venire giù a vedere quello che stavo vedendo in quel momento. Non ci sono mai stati nessun dei bigliettini, delle scritte, niente che né io ho lasciato a lui né lui ha lasciato a me, tantomeno in una bottiglia, come mi hanno già detto, già chiesto, in una bottiglia vicino al suo appartamento, ma da nessun'altra parte, mai. Due giorni fa hai detto: chi lo dice che non ho suonato a Pierina? Adesso stai confermando di non aver suonato. Riguardo questo, Valeria dice di aver preso questi pizzini, di averli asciugati col phon e di averli lì. Ok, allora io aspetto il bigliettino e sarà fatta una perizia calligrafica. Dopo lui, non hai paura che adesso possa toccare a te? Paura no. Ci può essere una possibilità, perché come vogliono fare con lui queste prove irripetibili, potrebbero volerle fare anche con me. Io non ne sono a conoscenza, dalla procura non è uscito niente che riguarda me. Se sarà così sono tranquilla, perché so benissimo cosa ho fatto e cosa non ho fatto. E se mai succedesse che io possa essere, come si dice, arrestata, sono sicura che non succederà niente, sarà una parentesi che ti dico rispetto a quello che forse abbiamo passato in questi 8 mesi con il dolore di questa perdita e tutto quello che attorno ci ha girato. Non dico che sarà il meno, ma è una parentesi, finirà. L'importante è che trovino il colpevole, non un colpevole. Un movente che in ipotesi preventiva accusatoria da parte della procura, ricordiamo, esclude sia Manuela che Loris sulla scena del crimine. Quindi è un movente molto chiaro. È indagato al momento Luis da Silva. Manuela Bianchi risulta tra le persone offese dal reato della morte di Pierina. Non dobbiamo assolutamente dimenticarci. Per quale motivo Luis poteva voler uccidere Pierina? Non ne aveva nessuno, perché il mio rapporto con mio marito era già in crisi da tanto tempo, mia suocera lo sapeva, per cui non è da dire che si poteva aver paura che venisse fuori qualcosa. Mia suocera era al corrente di questo. Io non avevo un movente, perché voglio ribadire questa cosa che è stata detta troppe volte nel corso di questi mesi, che io odiavo mia suocera, oppure che tra noi c'era un rapporto burrascoso, parola usata tante volte. Si era formata freddezza fra di noi, questo è vero, e io ci stavo male, ma il motivo era perché gli volevo molto bene, le volevo molto bene, perciò totalmente il contrario dell'odio che pensano io avessi nei suoi confronti. Ciò movente non è né da parte mia né da parte di qualcuno che mi sta vicino. E penso che anche in questo caso, vi riferite sempre a Luis, il massimo che ha potuto vedere in me è stato un dispiacere nel rapporto con mia suocera, che si era raffreddato. Se questo può bastare ad uccidere una persona con 29 coltellate, allora posso credere che gli elefanti volano. Non sono riuscita a trovare una motivazione di qualcuno che potesse avercela con lei. L'unica cosa che mi è venuta in mente è che possa aver visto involontariamente qualcosa che non doveva vedere, ma anche qui mi dico senza accorgersene, perché se se ne fosse accorta sicuramente ne avrebbe parlato con i figli. Ormai lo sanno tutti che tu e Luis vi vedevate ancora, addirittura Luis non ha nemmeno negato l'incontro in un famoso hotel di Rimini. La nostra relazione è finita da tanto tempo. Diciamo che andava scemando già prima della morte di mia suocera. Ci è capitato di incontrarci, mi sembra, 2 volte. Non ci sono mai stati messaggi, telefonate, incontri, non c'è mai stato nulla
dopo la morte di mia suocera. Mi ricordo di un messaggio suo che mi è arrivato, se non mi sbaglio, all'incirca gennaio, e un messaggio vocale dove lui mi diceva che tra noi in assoluto non c'era più niente da tempo, non ci sarebbe stato più niente, perché la donna della sua vita era sua moglie, amava sua moglie e quello era quello che aveva scelto. In Italia ormai sono tutti convinti che Romeo e Giulietta in confronto a voi fossero due divorziati. C'era vero amore e oggi staremo insieme. Saremmo stati insieme già da molto tempo, addirittura prima. All'inizio della nostra frequentazione io ero abbastanza convinta che potesse essere una persona adatta a me e non sono una persona che avrebbe continuato ad essere la terza, l'occasione. Cioè, io avrei avuto piacere di magari di provarla una vita insieme a lui, ma lui voleva stare con sua moglie. Nel luogo segreto dove vi incontravate c'è scritto che questa relazione è nata a febbraio. Smentisce anche questo? Alla fine di aprile. Prima c'era stata qualche telefonata, qualche scambio di parole, un sorriso, niente di più. Guarda caso, la mattina dopo l'omicidio tu cancelli tutte le chat dal tuo telefono e la stessa cosa fa anche Luis. Luis non credo che abbia cancellato nulla. Io invece ho pensato che non, cioè che se fosse venuto fuori non volevo rovinarlo con la sua famiglia. Non, per una cosa, non dico di poco conto, è un tradimento comunque. Mi dispiaceva che Valeria lo venisse a sapere e mi dispiaceva rovinargli la vita. Il motivo è solo quello. E ti giuro che non so in un momento così tragico come ho fatto pensare a questa cosa, però l'ho pensata e l'ho fatta. Però ce l'hanno gli inquirenti perché l'hanno ritrovati tutti. Per cui non è servito a niente. Io credo che dopo 8 mesi di indagini sia arrivato ad una sola persona che al momento risulta indagata per omicidio volontario aggravato dai futili motivi. E effettivamente dopo 8 mesi il pubblico ministero non ha richiesto almeno una misura cautelare, perché ricordiamoci che il senegalese Luis da Silva ha un passaporto senegalese. Quindi vi potrebbe essere assolutamente un pericolo di fuga. Vi potrebbe essere, se questo è il movente, da parte della procura anche una reiterazione del reato. Perché ricordiamoci, se Pierina effettivamente dava fastidio alla relazione con Manuela, Giuliano è in pericolo di vita. Allora, la mia assistita sempre, l'avete sentito, smentito che questa relazione è continuata nel tempo. Ma come è possibile che è continuata? Valeria è una donna tradita che sta molto attenta. Io lo so, il fatto proprio della relazione, io l'ho saputo quando in teoria era già finita. Prima sapevo che c'era comunque un sentimento verso una persona e appena me l'ha detto a me, mia sorella comunque aveva già fatto, diciamo, si era organizzata per dirlo al marito e comunque alle persone a cui lei teneva a dirlo. Forse per me, una volta trovato l'assassino di Pierina, lo darei in giudizio ai parenti di Pira. Beh, i parenti e gli amici sono tanti, per cui anche se fosse uno dei parenti subirà le conseguenze dagli altri parenti. Logicamente questa qui è una giustizia mia fantasiosa, lo sappiamo che non sarà possibile. E se era responsabile proprio Manuela? La stessa risposta che gli diedi mesi fa, la porto io stesso in procura. Va bene Manuela, va bene, va benissimo. Ti dico solo una cosa, trova 10 minuti per parlare con me come li trovavi per andare a scopare con mio marito. Perché se no parlo con la stampa oppure con qualcun altro, che forse è peggio. Il superdotato lo lasci a me perché a te non ti interessava. Potevi fare a meno di aprirgli le gambe, potevi dire no, fai solo il mio cavaliere consolatore, amami, coccolami, però le gambe per te non le apro, perché io non cerco uno che mi scopa, io cerco uno che mi ama e siccome cerco uno che mi ama lo vado a cercare da un'altra parte, perché lui, uno che l'amava, ce l'aveva già. Era la stessa persona con cui facevi finta di fare l'amica. Ti avrei perdonato meglio se, visto che mio marito è quello che è, di bellezza, di fisico, di tutto quel cazzo che vuoi, in un momento di debolezza ti fosse venuto voglia di farti dare una ripassata,
Vi avrei anche perdonato tutti e due, ma ti sei innamorata? Ti sei innamorata di mio marito? E allora perché mi facevi l'amica? Per starmi vicino, per frequentarlo il più possibile? Quando non vi vedevate in giro negli alberghi come i maiali? Ma pensi che dicendomi queste cose mi fai incazzare di meno? Io vorrei solo che ci mettessi quella faccia di che hai avuto per fare questa cosa, ce la mettessi per venire qui davanti a me, a spiegarmi, a dirmi le cose, sentirle dire dalla tua bocca, non dagli SMS. Perché sennò te lo scrivo sulla porta tutte le mattine. M2 non esiste più, no? Perché M2 era formato da una M1 e l'altra M1. Pidana Emanuela. Se te toglievi una M, rimaneva M1, che potevi essere te, che potevi essere quella che veniva qui e che dicevi in un momento di debolezza mi sono infilata nelle mutande di tuo marito. Invece come ti sei comportata? Rimane M0, una donna che non merita rispetto, non hai dignità, fai schifo, neanche il coraggio di guardare in faccia la donna a cui hai scopato il marito e che ti sei innamorata e che cercavi anche di portarglielo via. Sei un serpente, sei subdola, le cose le fai sempre solo alle spalle, sei vigliacca, sei codarda, mi fai schifo. Loris, quindi tu sei innocente, quindi sei tranquillissima, immagino. Tranquillo no, perché restarmi non vedo perché il motivo. Venissi indagato, che può starci, perché tanto mi hanno anche chiesto di dare l'impronta digitale del DNA qualche mese fa. Mi darebbe dei problemi a livello mediatico, cioè io subirei molto l'impatto mediatico che mi farebbero, lo sappiamo, in Italia indagato vuol dire colpevole e non è così, questo mi peserebbe tanto. A livello invece, diciamo, con la legge non avrei problemi, perché come mi indagano poi non troverebbero niente nel mio caso. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.